artista è Gianni Travaglini, un artista da anni, quanti anni sono? Vecchio. E ha partecipato a molte mostre, a molti concorsi, ha anche ricevuto diversi premi e fa questo tipo di pittura un po' particolare. Allora, sono due quadri delle stesse dimensioni perché sono 200 x 100 cm. E questa è una tavola e l'altra è una tela, e, diciamo, questa è un olio su tavola, l'altra è prevalentemente acrilico su tela. Allora, il contrasto qui è, diciamo così, evidente per la figura della cristianità, che è Francesco, San Francesco, che rispetto alle origini in qualche modo etrusche, quindi pagane, della Fuscia. Qui, dir la verità, il paesaggio allude alla Toscana, perché sono rimasto un po' in dubbio quando stato di San Lorenzo, insomma, personalmente quando passo a San Lorenzo era provendente in la Toscana, è come se fosse una cerniera tra la Tuscere e la Toscana, quindi per così dire San Lorenzo è una finestra che si affaccia sulla Val d'Orcia. Allora, quando passo di qui mi sento in Toscana. E allora ho scelto questo con la presenza etrusca, quindi questa origine pagana in contrapposizione chiaramente con la presenza cristiana rappresentata da Francesco, che io, diciamo, quando ho visto la tela, perché questa è la tela, questa che vedete, non c'è, non è dipinta. Quando ho visto la tela così grezza, ho pensato subito a San Francesco, anche questo come l'altro quadro dell'altro artista, chi è? Carla, che è stato portato in processione. Anche questo è stato portato al Corpus Domini, e diciamo la silhouette allude al fatto che Francesco è una presenza spirituale di un altro mondo, quindi rispetto al mondo naturale rappresentato dai passeri e chiaramente bellissimo. Grazie.